Consigliere Pignoli, lei questa mattina in conferenza stampa parla di questa situazione che lei denuncia, lo stop alle visite mediche per quanto riguarda l'invalidità, l'accompagnamento e anche le patenti speciali. Come mai questa denuncia? Ma questo lo dovrebbe chiedere alla ASL di Pescara, perché da tempo sono ricominciate le visite per avere l'accompagnamento per i malati di tumore, ci mancherebbe altro. Però sono rimasti indietro tutte quelle persone che hanno fatto richiesta, ad esempio, di invalidità, persone che sono paralizzate a letto, persone che hanno bisogno di sostentamenti economici, persone che hanno bisogno di pannolini, cumuli e cumuli di richieste abbandonate all'interno della ASL di Pescara. E io ritengo che, ovviamente, stamattina sono muto da solo, come vedete, perché sono stato contattato da centinaia di persone, ovviamente per il distanziamento sociale. Queste persone non le trattengo, quindi siamo pronti a, come dire, a delle proteste eclatanti sia davanti alla ASL, ma anche e soprattutto con esposti presso la Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Non può essere così, il distanziamento sociale, le precauzioni anti-Covid si prendono sia per i malati di tumore, ma anche per le persone, per i bambini anziani, per gli anziani che ovviamente ne fanno richiesta e che non hanno ovviamente malattie tumorali. Quindi pronti all'ennesima battaglia per il rispetto della civiltà umana. Da pochi giorni si è insediato il nuovo direttore generale della ASL di Pescara. Lei ha intenzione di avviare su questo argomento un'interlocuzione proprio con i vertici della direzione sanitaria? Ma assolutamente, prima di muovermi presso la Procura della Repubblica insieme ovviamente ai cittadini di Pescara danneggiati scriverò due lettere sostanzialmente in una. La prima indirizzata, come diceva lei, al nuovo manager della ASL di Pescara. Voglio ricordare che la ASL di Pescara comprende anche Penne e Popoli, quindi questo danno è all'ennesima potenza perché va a incidere su quasi tutta la provincia di Pescara. E poi al sindaco di Pescara. Voglio ricordare che il sindaco di Pescara è il presidente del ristretto dei sindaci dell'ASL di Pescara. Quindi devono prendere contezza di questo problema, non è più possibile andare avanti così. Mi aspetto, perché mi dicono che è responsabile il dottor Polidoro, che esso avvii immediatamente quello che era l'ordinaria amministrazione, con le dovute precauzioni sì, ma nel rispetto di tutti, perché questo si chiama interruzione di pubblico esercizio.